Ciao, conosci la differenza tra un capo e un leader? Ah no? Tu pensi di essere un leader? Attento, oggi potresti scoprire di essere solo un capo. Mettiti comodo, qualche minuto, ti spiegherò le differenze. Ebbene, un capo dirige presuntuosamente, un leader coadiuva sinergicamente il gruppo. Un capo pensa di sapere già tutto, un leader non smette mai di imparare. Un capo dà risposte egoistiche, un leader cerca soluzioni comuni. Un capo parla più di quanto ascolti, un leader ascolta più di quanto parli. Un capo critica, un leader incoraggia. Un capo individua le debolezze. Un leader incentiva talenti naturali. Un capo utilizza la prima persona singolare. Io, io, io. Il leader utilizza la prima plurale. Noi, noi, noi. Un capo spesso rimprovera per gli errori. Un leader si accolla alle responsabilità. Un capo spreme le sue risorse. Un leader agevola il lavoro altrui e condivide i risultati. Un capo pretende produzione, un leader ispira la competizione e la performance. Un capo suscita timore e rifiuta il cambiamento. Un leader è aperto al dialogo e ispira al miglioramento. Un capo si assurge ad esserlo. Un leader è riconosciuto come tale dal team. Un capo non è felice e lavora solo per profitto. Un leader è sempre felice perché lavora per passione vera. Un capo tiene in primis a se stesso. Un leader tiene prima la felicità altrui, che poi si tramuta nella propria. Un capo predilige il cazziatone. Un leader predilige l'elogio. Un capo pretende rispetto anche se non lo merita. Un leader è rispettato perché è visto come una risorsa per tutti. Tu a chi sei più vicino? Ritieni di avere il rispetto del tuo team? La risposta è sì? Bravo, continua così. La risposta è no? Cosa attendi a cambiare? Sei sempre in tempo. Sarà bellissimo vivere il cambiamento, arrivare ad una diversa consapevolezza di te stesso, una nuova percezione che gli altri avranno di te finalmente gradevole. Ascolta, ordina meno e ascolta la gente. Inizia così e vedrai che soddisfazione gli avrai. Lo capirai quando avrai il rispetto del tuo team, anche fuori dal luogo di lavoro. Darai un senso nuovo alla tua vita e capirai che essa è condivisione. Siamo tutti fratelli. Allunga la mano e vedrai che tutti attendevano che lo facessi e te la stringeranno forte. Comincia a vivere. La vera felicità è quella condivisa. Dottor Sharing Free.